Con Don Vincenzo Federico parliamo del tema di oggi, di questo convegno, l'importanza del servizio civile, le ricadute sul territorio. Dal vostro osservatorio privilegiato potete ben dire, insomma, quali sono queste ricadute, Don Vincenzo. Ma innanzitutto l'esperienza del servizio civile che è offerta ai giovani del nostro territorio è un'esperienza fortemente educativa. È una grande opportunità di crescita per i nostri giovani, è una grande opportunità di conoscenza di quelle che sono le esperienze belle, positive, di servizio che sono presenti nelle nostre comunità. Quindi è un'esperienza di crescita che fa bene. Il servizio civile fa bene ai giovani, fa bene al nostro territorio, fa bene alle nostre comunità. In particolare, Don Vincenzo, abbiamo dei dati riguardo quelli che sono i giovani del nostro territorio che sono impegnati in queste attività. Sì, proprio ieri hanno iniziato il servizio civile con la presa di servizio circa 100 giovani sul territorio della nostra del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro e degli Alburni. Il servizio è promosso dalla cooperativa sociale Il Sentiero, che da circa un decennio, insieme alla Caritas diocesana di Teggiano Policastro, promuove l'esperienza del servizio civile per i nostri giovani, insieme anche a Garanzia Giovani. Sono un grande supporto, una grande opportunità che viene offerta ai giovani di confrontarsi con le esperienze vive e concrete del nostro territorio, di poter guardare in faccia alla realtà, di poter sperimentare di persona, di poter conoscere quelle che sono un po' anche le fragilità che sono presenti sul nostro territorio e di supportarle e di trarne anche loro beneficio per la loro vita.